Una lite con la moglie è finita in tragedia. Rodolfo Pagano, 63 anni, è stato trovato cadavere all'interno della sua abitazione nel quartiere di Monserrato ad Agrigento. Nel violento litigio la donna sarebbe rimasta ferita e Pagano, dopo che lei, intorno alle 15 di oggi pomeriggio, è uscita da casa insieme al figlio più piccolo per ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio, si sarebbe rinchiuso nella camera da letto e appiccato il fuoco al materasso. Rodolfo Pagano è rimasto soffocato dal fumo sprigionato dall'incendio e morto per asfissia. Aveva anche delle ustioni in varie parti del corpo, ma ad ucciderlo sarebbe stato l'intenso fumo e non le fiamme. A chiamare i vigili del fuoco sono stati i vicini di casa, allarmati dalla colonna di fumo che fuoriusciva da una finestra dell'appartamento. Il corpo dell'uomo è stato trovato riverso sul pavimento della camera da letto. Inutile l'intervento del personale medico di un'ambulanza che ha solo potuto accertarne il decesso. I poliziotti della sezione volante della squadra mobile hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, sentendo vicini di casa e parenti dell'uomo.